Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere sono ancora nella mia residenza estiva. Tra l'altro molti di voi mi hanno fatto notare che i quadri dietro le mie spalle sono allineati male. Sì, in effetti potevano allineare meglio. E vabbè. Detto questo, oggi ho fatto questo video perché dopo la recensione delle Gold Contemplation ho ricevuto veramente tantissime critiche. E perché costa così tanto? Perché ci sono i Buddha? Perché Jack Noble per caso è buddista? Insomma, tantissime veramente critiche che non mi aspettavo ovviamente di un mazzo di carte che ovviamente è personale per ovviamente il creatore del mazzo. Detto questo, comunque anch'io oggi mi sbilancerò dicendovi cosa mi piace delle Cold Contemplation e invece cosa non mi piace per niente di questo mazzo. Ho fatto anche dei sondaggi su Instagram chiedendovi ovviamente cosa non vi piace di questo mazzo e perché non lo comprereste mai. Beh, pensavo di non ricevere alcuna risposta, invece mi avete bombardato di messaggi, ovviamente di critiche di questo mazzo. Vi ricordo inoltre che sul mio canale è aperta la sfida per poter aggiudicarvi due mazzi di Contemplation Gold Edition. Vi lascio ovviamente il video in descrizione per sapere come partecipare. Quindi prima di passare al tavolo volevo aprire una parentesi molto importante, ovvero il 21 ottobre a Pordenone ci sarà il primo raduno dell'assonellamanica.com e sono felicissimo di dirvi che quel giorno ci sarò anch'io. Oltre a me ci saranno tantissimi ospiti speciali e in più ci sarà un personaggio veramente conosciutissimo che non mi immaginerete nemmeno. Quindi ci sarà un raduno, una conferenza magica, un contest con tantissimi premi, quindi sarà una giornata dove saremo tutti insieme e impareremo tantissime cose. Detto questo passiamo al nostro tavolo. Allora, prima di cominciare questo video, come vi dicevo nell'introduzione, un mazzo di carte dovete considerarla come un'opera d'arte. Quindi l'artista crea un mazzo di carte, ovviamente che può piacere a tanti e a qualcuno non può piacere, o al contrario, può anche non piacere a nessuno. Quindi l'artista può decidere di fare il mazzo secondo i suoi gusti. Ovviamente sia per quanto riguarda l'estetica, sia per quanto riguarda ovviamente la qualità. Quindi ci sta che ognuno di noi ha una propria opinione, però andare a criticare un mazzo di carte solamente perché ovviamente non ce lo possiamo permettere, oppure perché siamo invidiosi, oppure non lo so, altri motivi, direi che è un po' esagerato. Allora, come vi dicevo, prima di cominciare con le mie considerazioni, volevo farvi vedere ovviamente le risposte ai miei sondaggi. Quindi ho fatto la prima storia su Instagram, ovviamente con il sondaggio perché compreresti o hai comprato ovviamente le Gold Contemplation, siete stati 292 a visualizzare. E ovviamente l'altro sondaggio, perché non compreresti il Gold Contemplation? E qui siete stati 263. Allora, il primo commento è quello di Giusy che mi ha detto di non comprarle perché ovviamente stiamo insieme e non voleva che spendessi troppi soldi. Comunque, allora, molti di voi scrivono che lo vorrebbero comprare perché è fantastico semplice, perché hanno un design favoloso e immagino la loro qualità, perché sono un boost, ok? Perché ho iniziato a fare cartomagia grazie soprattutto a te e a Jack Noble, quindi ti ringrazio anche Gabriele. Andiamo a vedere un po' i motivi per cui non comprereste il Contemplation Gold. Ok, perché non ho soldi, perché sono povero, non posso prenderlo perché mia mamma non me lo lascia comprare, perché sembra troppo tamarro, ok, questo non ci avevo mai pensato, sembra troppo tamarro, cioè tanto soft il White Flower, tanto tamarro il Gold Contemplation. E infine l'ultimo che mi dice perché ci sono i Buddha. Ma viste le vostre risposte ovviamente al mio sondaggio, direi di andare a vedere un po' cosa ne penso io di questo Contemplation Gold Edition. Allora, inizierei dicendovi cosa mi piace e cosa apprezzo di più da questo mazzo. Ormai ce l'ho da più di una settimana e lo sto utilizzando abbastanza con uso stress e ancora la qualità è perfetta. Quindi come prima motivazione direi la qualità, perché ovviamente è una carta, come dicevo appunto nella recensione, né troppo morbida né troppo rigida, quindi la giusta qualità per una carta. Ancora i ventagli vengono perfetti, veramente a primo colpo, e credo sia una delle migliori qualità finora che ho visto in un mazzo di carte, perché è veramente una carta molto molto bella da tenere in mano. Un'altra cosa che mi piace tantissimo è l'eleganza ovviamente del dorso, ma anche delle stesse carte. Questi semi leggermente più piccoli e più compatti rendono il mazzo veramente più elegante. Un'altra cosa che ho apprezzato è il design migliorato. Questo bordino tutto intorno, prima nero e poi dorato, dà veramente un tocco in più. Un'altra cosa che ho apprezzato è che le JN non entrano all'interno del Buddha e questo secondo me fa risaltare molto di più il personaggio, ovviamente il Buddha, nelle carte. E secondo me è più carino e anche più elegante. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è la cura dei dettagli. Queste figure nere, secondo me, con solamente il nero e il dorato, e invece le figure rosse, ovviamente nere e dorate, ma il tocco di rosso, dà qualcosa in più. I dettagli che sono stati ovviamente curati in ogni cosa. Ovviamente, come ho fatto vedere prima, nei dorsi, ma anche nell'astuccio, con questo materiale molto particolare,
queste figure in rilievo, con la scritta ovviamente in gold foil, quindi possiamo già vedere dalla scatola che il mazzo si presenta come un mazzo pregiato. E infine un'altra cosa che non è da meno è che sono utilizzabilissime in pubblico, quindi ovviamente hanno le figure capibili, i colori sono rossi ovviamente per le carte rosse e nere per le carte nere, e non come alcuni mazzi ovviamente che hanno dei colori un po' particolari o delle figure dove ovviamente non si capisce che carta sia. Quindi questo è un ennesimo punto a favore per le Gold Contemplation. Quindi adesso siamo stati fin troppo buoni, andiamo a vedere un po' cosa non mi piace di questo mazzo di carte. Allora, le Gold Contemplation si presentano come una limited edition delle Contemplation ovviamente originali. Però questo è un po' strano perché le Contemplation normali avevano 3000 mazzi, quindi per una limited edition mi vado a immaginare almeno 1500-2000 mazzi. Invece in questo caso sono ben 5000, quindi più della versione originale. Quindi il dubbio è, l'hanno fatto per accontentare più persone possibili? Quindi dando la possibilità a più persone di acquistarlo? O qualcuno nei commenti mi ha scritto che sono state per altre ragioni. Però voglio rimanere col dubbio. Un'altra cosa che mi è piaciuta un po' meno sono stati i jolly. Forse perché sono stato abituato con gli altri jolly di Jack Noble, ovvero vi ricordo nelle Contemplation il cuore che si andava a posare ovviamente nella mano del Buddha, e nelle White Flower quella carta che se noi andavamo a dare un colpo si girava con la mano, ovviamente teneva una previsione. Adesso ho trovato due jolly completamente identici, sì, forse danno un po' di eleganza perché ovviamente sono uguali. Se lo spettatore vada a dire che carta è questa, lui mi dice non lo so, un Buddha che cos'è? Quindi dovrò spiegare che ovviamente si tratta di un jolly. Un'altra cosa che mi è piaciuta un po' meno di questo mazzo sono le carte gaff. Ci sta una carta in più, quindi il secondo asso di cuori lo apprezzo tantissimo, ma anziché fare questa carta avrei preferito o una carta a doppio dorso oppure la classica carta bianca. Andando nello specifico, questa carta non è che mi fa proprio impazzire. È vero Jack Noble, ok, da questa parte, ma il Jack di cuori lo vedo un po' arrangiato. Ovviamente questa K con queste due cose, neanche si capisce bene che è una K, così come la... Stanno vicino. Jack dice che potrebbe essere usato per una previsione, però avrei preferito sempre o una doppio dorso o una carta bianca. E infine, ragazzi, come avete scritto in tanti, il prezzo. È vero, 25,90€ sono un po' esagerati, ma come vi dicevo all'inizio del video, l'artista può decidere il valore ovviamente della sua opera. Quindi per esempio un quadro di Picasso che non si capisce nulla vale tantissimi milioni di euro, però e ovviamente se lo guardo io per me non si capisce un cavolo. Sì, è vero, allo stesso prezzo potevo prendere un brick di mazzi standard, ma qui abbiamo un mazzo in edizione limitata, abbiamo il gold foil e soprattutto abbiamo una bellissima qualità, molto elegante, e la cura dei dettagli, come vi dicevo prima, pazzesco. Quindi questa era la mia personalissima opinione delle Gold Contemplation. Ovviamente ognuno ha un proprio gusto personale, ma nel complesso lo reputo uno dei migliori mazzi ovviamente della mia collezione. Quindi come sempre io vi ringrazio per tutto il supporto e noi ci vediamo al prossimo video.